fare un video di adozione per te, ma non ti vorremmo disturbare. Non riusciremo mai, eccolo. Ma perché ci sono loro, vedi? Allora, va bene. Lei... E allora cerca di resistere. Non disturbiamo Chuck, che dopo si arrabbia, lui stava dormendo. Chuck è uno dei 5 cani da caccia che abbiamo... Ti sei appiccicato qui, un po' di erba. Uno dei 5 cani da caccia che abbiamo recuperato sotto un'autostrada in un campo, ti ricordi, Tori? Anche quello fu un recupero difficile perché loro erano molto molto spaventati, non abituati minimamente al contatto con gli umani. Ma non vedono Chuck, così vedono tutti questi altri, vedono Patrizia, vedono Bambola. Allora, lui è una meraviglia perché è un similsetter. La cosa che amo di lui è questo occhio rosso, è tutto bianco con questo occhio rosso. Quanto avrà adesso? 8-9 mesi? Tony? 5-6 abbiamo non detto. Non mi ascolti mai. Ti ascolto. Stavi guardando l'ana, ti ho visto benissimo. Okay. Primo, secondo, se mi avessi ascoltato non mi avresti detto 5-6 perché lui cerca un anno. Sì, ok. E non litigate, non fa la gelosa. Ma e perché se lo vogliono le carezze, vedi che vogliono. Lo so, ma io volevo fare un video di... Guarda, si è attaccata tutta l'erba sulla... A questo cocco va bene, lo tiro su, allora così lo lascio. Perfetto. Guarda che lei è diventata di un egocentrico. Allora, lui è bellissimo, dolcissimo, leggermente timido. Beh, è un cane da caccia, un similsetter. E questo dice tutto, perché insomma tutti sappiamo che loro sono cani. Perché non mi guardi e guardi gli altri cani? No, ti guardo. Non è vero, ti vedo sempre. Ma tu sai che... È per questo che non mi ascolti. Va bene. Va bene, allora... Chiusa la parentesi, tutti sappiamo che i setter sono cani veramente speciali e lui fa parte appunto di questa, è molto simile a questa razza, quindi cane molto molto dolce, leggermente timido, ma ha superato alla grande insomma le paure dell'inizio, molto molto giovane, anche taglia piccola perché è più piccolo di un setter. Quanto peserà, Tony? Qua siamo sui 10 kg. Ha risposto così velocemente, mi fa vedere che l'ha preparato. Che stavo ascoltando. Sì, anche 12 mi sa, 10-12, non cresce assolutamente più. Possiamo vederlo? Quindi è un setter in miniatura, maschietto e dolcissimo. Per lui ci vuole un'opzione, perché è vero che qui stanno bene, ma Roy, hanno bisogno. Roy, ma questa qui, buttatevi via questa qui. Va bene, chiamate per Chuck se siete riusciti a distinguerlo. Immagino questa massa di gambe, è il più bello perché è tutto bianco con un occhio rossastro, giovane, tenero, dolce, leggermente timido, piccolo, facilmente gestibile anche in casa. Chiamate per Chuck. Ciao. Ciao. È bellissimo. Guarda che occhi, porta gli occhi qua. Che io ma non... guarda, è proprio, è vero, perché siamo sulla montagna. Lui è proprio un setter, guarda, con gli occhi, è meraviglioso, li amo, sempre detto, è una razza veramente speciale. Guarda le lentiglie, basta, non ti vuole vedere. Guarda chi è che abbaia, Roy il capo. Qua sono tutti i capi, perché questa è arrivata 2 giorni e già un altro capo. È rassegnato, Chuck ha detto basta. Si è stufato, si è dispiaciuto. Perché questo era il suo video e invece non c'è stato modo, non ha potuto avere visibilità perché tutte queste prime donne si sono messe davanti. Invece lui è bellissimo. Guardate che occhi. E allora chiamate per Chuck. Ciao.